sono maestra di scuola primaria precaria, sono anche studentessa Unimore, studio scienze formazione primaria. Protesto perché il Green Pass non è uno strumento sanitario, è uno strumento discriminatorio. Sia come docente che come universitaria trovo questo utilizzo del Green Pass assolutamente sbagliato, perché proprio perché va a limitare comunque sia il lavoro delle persone che l'accesso allo studio, che si è tanto combattuto per far studiare i ragazzi, e invece ci ritroviamo a dover entrare all'università soltanto con un Green Pass. Sono cambiati i rapporti fra le persone in questi mesi di pandemia? Io ho perso molti amici, devo essere onesta. Ma per quale motivo? Perché comunque quando si hanno opinioni diverse molto spesso ci si allontana, no? Anche non volendo, anche perché magari si frequentano situazioni diverse e si parla con persone diverse, quindi si tende sempre a stare nella propria bolla fondamentalmente. Però questa guerra pro-vax contro no-vax è una guerra assurda, perché è una guerra tra poveri. Non ha nessun senso di esistere. Quindi sì, lede fortemente i rapporti tra le persone, anche all'interno di famiglie. Ci sono famiglie che sono spaccate da questa cosa, proprio perché magari c'è qualcuno che la pensa in un modo e qualcun altro che la pensa in un altro modo. Quindi sì, assolutamente. E poi vorrei dire che vedo e leggo una grandissima cattiveria sui social in generale. Sono specializzato in diritto del lavoro. Io contesto la disciplina normativa emanata in questo periodo, che è una disciplina normativa completamente illegittima, coercitiva, che ricatta i lavoratori in quanto subordina la prestazione di lavoro ad un trattamento sanitario, farmacologico, e questo è inaccettabile secondo me. E che strada si sarebbe dovuta seguire invece di introdurre questo obbligo indiretto attraverso i Green Pass? Allora, la strada è della libertà di scelta, il diritto di ogni individuo di autodeterminarsi, questa è la strada secondo me. Che conseguenze ha questo l'aspetto pandemico sulle persone? Sì, allora, l'aspetto pandemico si riflette sulle persone soprattutto nel campo lavorativo, in relazione soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti, che devono, quelli che non si vogliono vaccinare ovviamente, che devono presentare ogni 2 giorni, 48 ore, il tampone, un tampone negativo. E questo provoca non solo un dispendio economico, ma anche una sofferenza psicofisica. Sono un cittadino di Modena. Lei si riconosce sotto l'etichetta Novax, anche di come viene raccontato questo movimento? No, io non mi riconosco sotto l'etichetta Novax, anzi noi siamo per la vita, perché noi non accettiamo questa etichetta, perché proprio non fa parte della nostra categoria. Noi rispettiamo le persone tutte nelle loro scelte, quindi rispettiamo le persone che scelgono di vaccinarsi, e ci auspichiamo che queste persone comprendano e rispettino le persone che scelgono di non fare questo vaccino. Io sono un medico, ho lavorato per 35 anni nella medicina di base in provincia di Modena, precisamente a Formigine. Come si sarebbe potuto gestire questa fase della campagna vaccinale? Attraverso il Green Pass o attraverso la persuasione nel convincere le persone? Sicuramente attraverso la persuasione e la corretta informazione, perché io credo che la gente non sia a priori contraria a un vaccino, se questo vaccino è utile per combattere questo virus. Per cui sin dall'inizio l'informazione è corretta, e soprattutto io ritengo molto opportuno, una cosa che è mancata, un contraddittorio serio nelle TV nazionali. Io ho visto sempre le stesse persone, gli stessi virologi che hanno parlato, mentre credo che a livello scientifico ci siano persone estremamente competenti che potrebbero esprimere in maniera pacata e come contraddittorio scientifico, perché la scienza è scambio di opinioni, è contraddittorio, quelle che sono le motivazioni per cui tanti medici
o scienziati hanno un'opinione che si è contraria a quello che è il pensiero unico. Questo è fondamentale, fin dall'inizio sarebbe stato utile fare un'informazione corretta, cercare di parlare con le persone. Purtroppo c'è stato un bombardamento mediatico e un condizionamento mentale che hanno ottenuto l'effetto opposto.